Diciamo col dire che cos'è la democrazia. La cosa più importante da capire è che la democrazia è un regime politico specifico, determinato, ha una origine e ha delle caratteristiche. Dentro la democrazia c'è un contenuto sempre polemico. La democrazia è un regime politico, una forma politica che si dirige sempre contro qualcuno. Tendenzialmente, almeno sotto il profilo storico, prevalentemente contro o monarchie o oligarchie. La sua caratteristica fondamentale, il principio su cui si fonda, è l'uguaglianza e quindi è orientata contro la gerarchia, contro ogni tipo di gerarchia. L'uguaglianza politica dei cittadini. Altra cosa è l'uguaglianza economica. Vi sono democrazie che hanno come proprio contenuto anche l'uguaglianza economica, ma alcune sì, altre no, ma sicuramente una democrazia della disuguaglianza è abbastanza insensata. La democrazia fino a tutto il XIX secolo è stata percepita e si è percepita in opposizione al liberalismo. Noi viviamo oggi dentro delle liberal democrazie, ma di solito nella storia del pensiero politico il principio dell'uguaglianza e il principio della libertà erano due principi in violento contrasto l'uno rispetto all'altro. Insomma, Mazzini e Cavour, ecco, poi avevano avuto un momento di alleanza tattica, però quando Mazzini è morto era praticamente in galera dentro uno Stato liberale ed era comunque un super sovversivo. Ecco, il liberalismo e la democrazia in linea di principio non vanno d'accordo. Poi ci sono stati importantissimi pensatori che hanno tentato la mediazione o comunque hanno capito che il destino, e a loro non piaceva per nulla, gli piaceva molto poco, il destino di un mondo che nasce liberale, cioè del mondo moderno, il destino di un mondo che nasce tutto centrato attorno all'individuo, al suo valore, questo mondo ha come destino di diventare democratico. A questa altezza pensa Tocqueville, ma nella lotta politica il liberalismo e la democrazia sono lontani e avversari e a volte nemici. Quando poi la democrazia passa da essere un'idea politica, quale è in Rousseau, che è in un qualche modo il padre del pensiero democratico moderno, quando la democrazia passa da essere un'idea politica, un'idea sociale, cioè tutto il filone del socialismo, beh, allora lì la conflittualità è aperta e dichiarata da tutte e due le parti. Il pensiero socialista, sia marxista sia anche non marxista, vede nel liberalismo sostanzialmente un'ideologia di classe nemica, un'ideologia di classe borghese nemica, e ovviamente i liberali vedono nel socialismo la negazione stessa del principio della libertà, ecco, cioè non un banale avversario ma un nemico assoluto, no? Cioè se il mondo liberale è costruito intorno all'idea di individuo dotato di diritti, se uno di questi diritti è il diritto di proprietà, se questo vuol dire che il cuore del liberalismo, sotto il profilo pratico, teorico è un'altra storia, ma sotto il profilo pratico è il capitalismo, allora il capitalismo genera, produce masse, ecco, diciamo così. Cioè, è fatto apposta, soprattutto nella sua fase iniziale propulsiva, per portare via le persone dalle campagne e portare nelle fabbriche. Ecco. E allora quando tu porti via le persone a centinaia di migliaia, a milioni dalle campagne
e le porti dentro le città, nelle fabbriche, crei una situazione nella quale a un certo punto anche un ceto politico liberale deve fare i conti, può fare i conti a cannonate, ma con le cannonate non si va molto in là, devi fare i conti con un'apertura paternalistica, come volete, ma insomma con un'apertura verso questa nuova richiesta di cittadinanza, anche perché su quelle masse lavorano i socialisti. Su quelle masse poi lavorano anche le destre eversive, perché, e anzi, tanto meglio lavorano quanto più le destre moderate, sono conservatrici e non hanno voglia di sporcarsi le mani con le masse. Ecco, quando invece il discorso delle masse diventa sostanzialmente intenibile, ed è la prima guerra mondiale, quando le masse vengono adoperate per fare una guerra spaventosa, quale non si era mai vista, poi finisce la guerra, di questa gente qualche cosa bisognerà fare. Se non hai delle idee per portarle dentro una struttura politica capace di tenere dentro, di includere tendenzialmente tutti, ecco, se non le hai tu, borghese liberale, di sicuro ci sarà qualcun altro che quelle idee le ha. Questo qualcun altro sono i socialisti, che riescono una volta a fare una rivoluzione, e la fanno in Russia, generando panico e al tempo stesso speranza, tanto panico quanto speranza, e davanti a quella cosa lì, di fatto, le masse vengono catturate dall'estrema destra, a cui i borghesi, bene o male, di buona voglia o di cattiva voglia, cedono il potere politico. Ecco, per cui non siamo ancora arrivati, cioè lì abbiamo ancora la libertà e la democrazia contrapposte, perché la libertà è la libertà democratica come la intendiamo noi, ma insomma a forte impronta liberale, e la democrazia in quel momento vuol dire le masse, e le masse sono tutte incluse, certo che sono incluse nella politica, ma sono incluse attraverso procedure nazional-totalitarie. Il vero connubio produttivo fra la libertà e l'uguaglianza c'è solo nel secondo dopoguerra. Ce lo porta il nuovo mondo. Se voi prendete una carta d'Europa nel 1938, voi vedete che la democrazia in Europa non c'è, tranne che in Francia, minacciata molto da se stessa, dall'interno, non dall'esterno. Ecco. E poi in Inghilterra, ma l'Inghilterra appunto è un po' fuori. Ecco. Tutto il resto, poi c'è la Svizzera, vabbè, ma insomma, tutto il resto è non democratico di destra, non democratico di sinistra, democratico democratico in una accezione qualunque, non lo trovate in Europa, non lo trovate. Poi non parliamo della guerra, ecco, non parliamo della guerra, che appunto ha come obiettivo anche quello di spazzar via la democrazia dall'Europa, cioè dalla Francia, sostanzialmente la democrazia torna a essere un'opzione praticabile per quel pezzo, tutta l'Europa, per quel pezzo d'Europa che cade sotto l'influenza americana. Sotto l'influenza russa si autodefinivano democratici, ma insomma era una democrazia straordinariamente aggressiva verso i propri nemici, diciamo così. Ecco, per cui è da lì. Sotto il profilo del pensiero giuridico è il neocostituzionalismo, sotto il profilo della pratica è liberal-democrazia, cioè finalmente i due principi si sposano, ma anche social-democrazia, purché alla parola sociale venga tolto la pretesa che il principio di uguaglianza, che deve valere, altrimenti non c'è democrazia, sia anche un'uguaglianza socio-economica, in atto, ecco, in atto. Poi può essere un obiettivo,
di uno Stato democratico, comunque l'uguaglianza dei punti di partenza, l'articolo 3 della nostra Costituzione, no? La Repubblica rimuove gli ostacoli, bene, però in atto no. Per cui cominciamo col dire che la democrazia, se non c'erano gli americani, noi non l'avevamo in casa, noi europei non l'avevamo in casa. In Italia si riallaccia a correnti di pensiero italiane, come no, ma insomma minoritarie, pesantemente minoritarie nella nostra tradizione politica prefascista. Non parliamo della Germania. E ricordiamoci che la Francia era per più di metà petenista. Ecco. In Europa la democrazia era stata una fase di pochi anni dopo la Prima Guerra Mondiale, poi spazzata via dalla crisi del capitalismo e dalle dittature di destra. Bene? Cioè le masse sono la materia della democrazia, ma non sono. Perché ci sia democrazia ci vuole l'inclusione delle masse, sì certo, ma una certa inclusione, non ogni inclusione. No. La legittimità della democrazia a questo punto qual è? Beh, è quella, se noi guardiamo la nostra Costituzione abbiamo uno specchio fedele della democrazia liberale, cioè diritti uguali per tutti, Stato che non concede i diritti ma li presuppone, cioè non dice tu cittadino hai diritti perché te li do io, ma dice tu cittadino hai diritti e io sono stato messo al mondo per tutelarli. Per cui in linea teorica abbiamo l'uguaglianza e qualche cosa di simile all'autogoverno, nel senso che il popolo riconosce come potere legittimo soltanto il potere che nasce dal popolo. Allora, questo nascere è in un attimo soltanto, nel momento in cui si manifesta il potere costituente. Dopo, quando il potere costituente si costituisce una costituzione con poteri costituiti, allora sì, l'autogoverno è un principio teorico, c'è in mezzo però una mediazione rappresentativa. Noi non ci facciamo le leggi da soli, le leggi ce le fa il Parlamento che ci rappresenta, il Parlamento che rappresenta la sovranità del popolo. La sovranità del popolo non è attiva se non nel momento del potere costituente. Ecco. Altrimenti, quando ci sono poteri costituiti, vi è una mediazione della sovranità. E tuttavia, nessuno di noi sarebbe disposto, credo, ad obbedire a leggi che non escano da un libero Parlamento liberamente eletto da tutti. Un libero Parlamento liberamente eletto da tutti fa leggi che ci possono piacere o non piacere, ma che noi riconosciamo legittime, ma solo quelle. Un potere che si imponga come autorità che ci sovrasta, non lo riconosceremmo, nessuno è disposto a riconoscerlo. Per cui anche se non c'è la democrazia come presenza del popolo, nelle liberal democrazie c'era la democrazia come autogoverno mediato del popolo. Cioè la democrazia è sostanzialmente percepita come l'unica forma di governo legittima che possa esistere, come una forma di governo risultante da un processo teleologico, cioè non si poteva non arrivare a questo, e come la soluzione del grande problema dell'Occidente, cioè come si fa a conciliare
il particolare con l'universale, l'individuo e la forma politica complessiva. Come si fa? Vi sono molti modi, ma in ogni caso è un problema aperto. Bene, l'impressione dei paesi democratici è: abbiamo trovato la soluzione. Cioè, quello che Marx chiamava il sogno di una cosa, qui si è realizzato. Abbiamo un particolare che sta bene, riesce facilmente a convivere con gli altri particolari dentro una forma politica universale. Abbiamo la soluzione, con la L maiuscola, la S maiuscola, la soluzione del problema è questa. E questo è sostanzialmente il senso, è la realizzazione pratica, la democrazia, del senso della storia. Cioè, siamo stati messi al mondo, o comunque sia, abbiamo fatto la modernità, cioè la rivoluzione contro il Papa, la rivoluzione contro i nobili, la rivoluzione contro i ricchi o quel che volete voi, l'abbiamo fatta per arrivare a questo. La modernità non è stata trascinata alla democrazia, ma era proprio nata per produrre la democrazia. Non è un prodotto laterale la democrazia, no, è proprio ciò per cui la storia si è mossa. Ed è dunque coincidente coincide con il senso della storia, con il senso della storia moderna, con il senso di ciò che l'umanità deve e può fare e pretendere da se stessa. Cioè, l'uomo è uomo, sotto il profilo politico, dove, quando dico uomo intendo essere umano, dunque ovviamente comprendiamo tutti noi, vero? Ecco, l'uomo è uomo se vive in una democrazia, se è capace di essere un particolare che sta insieme agli altri dentro una forma universale, se obbedisce soltanto alla propria volontà, o diretta o mediata. E dunque, se la democrazia è questo, la democrazia coincide con la moralità, cioè con il fatto che l'uomo sta facendo ciò che deve fare, cioè essere se stesso al massimo. Non può essere un uomo, non è un uomo, una donna non è una donna, se è passivo, se obbedisce a qualche cosa che gli è esterno. Ma allora solo la democrazia è quella dimensione in cui la politica e la morale si incontrano. La democrazia non è una forma politica, la democrazia è la forma politica in cui l'umanità trova se stessa. E quindi la democrazia è universale, altro che è occidentale, dove occidentale vuol dire nella pratica politica anglo-americana, se no ce la dimenticavamo. No, la democrazia è universale, stiamo attenti, perché dire questo vuol dire sostanzialmente delegittimare tutto il mondo che non è governato secondo quella che noi intendiamo democrazia. Delegittimarlo, cioè chi è fuori dalla democrazia o è uno sventurato oppresso o è un barbaro o è un nemico. Ecco. E quindi la democrazia è potenzialmente, certo, la democrazia è non bellicosa, sulla base del principio che in una forma politica in cui comandano i cittadini, difficilmente, questo lo diceva Kant, che qui si sbagliava, ma insomma, difficilmente ai cittadini viene voglia di fare la guerra, perché la fanno loro a morire e dunque
se siamo dentro una democrazia che per Kant non si doveva chiamare democrazia, si doveva chiamare forma politica repubblicana, ma insomma era la stessa cosa. Quando un uomo è uomo ed è al tempo stesso cittadino, quando un uomo è capace di obbedire soltanto a se stesso, cioè a una legge che è stata fatta da qualcuno che lo rappresenta, eccetera, eccetera, quando siamo in questa condizione, la moralità è realizzata, poiché partiamo dall'idea che questa condizione è una condizione tipicamente umana e gli uomini sono tutti uguali in tutto il mondo, la guerra non c'è più. Se non, ovviamente, come guerra di liberazione degli sventurati dalla tirannide.